Invocata, prevista, temuta da un quarto di secolo, la rivoluzione russa scoppia sul finire del terzo inverno della guerra mondiale. In 5 giorni il popolo di Pietrogrado abbatte una delle monarchie più potenti della terra. Il popolo, in Russia, è abituato a pazientare. Ora però la guerra ha aggiunto alle sue secolari miserie fame e carestia. A Pietrogrado, nella capitale, lunghe code si formano ogni mattina davanti ai negozi di generi alimentari. Ore e ore in piedi nella neve, con 15-20 gradi sotto zero. Non è la prima volta che le code si sono trasformate in comizi di protesta, né è la prima volta che gli operai si sono messi in sciopero contro l'inflazione che annulla il potere di acquisto dei salari, contro le speculazioni dei profittatori di guerra. Le operaie russe celebrano la giornata della donna. Cortei si formano nei quartieri periferici e si dirigono verso il centro. Alle donne, filandiere e tessitrici soprattutto, si uniscono gli operai delle grandi officine metalmeccaniche. Quelli della Putilov, la più grande e la più rivoluzionaria, sono già in sciopero dal 3 marzo. Secondo i rapporti della polizia, in questo primo giorno di agitazione i dimostranti sono 90.000. Giungono nel Nevskij Prospekt, il corso della Neva, la via principale della città, poco dopo le 3 del pomeriggio. Gridano «Klieba! Klieba! Pane! Pane!». Nessuno organizza o dirige il furore popolare. I rivoluzionari, che da molti anni e in nome di ideologie diverse si battono contro lo zarismo, sono o in esilio per il mondo o al confino in Siberia. Al secondo giorno di agitazione, tutte le fabbriche sono ferme. Anche se la Russia è ancora un paese agricolo, nella capitale gli operai formano, con le loro famiglie, un quinto della popolazione, 500.000 su 2,5 milioni di abitanti. Violenti comizi hanno luogo in tutte le fabbriche. I dimostranti scendono per le strade, sono saliti a 200.000. Agitano bandiere rosse, cantano la Marsigliese. Al grido di pane, pane, si è aggiunto quello di basta con l'autocrazia. In aiuto alla polizia, in pericolo di soccombere, vengono fatti uscire i cosacchi, una truppa scelta proveniente dal Don, che nel passato si è guadagnata il nome di Boia del Popolo per le sue spietate repressioni. Questa volta però sembrano aver perso molto del loro zelo. La folla si divide davanti alle loro cariche incruente e si riforma subito dopo. Li applaude. Sorridono compiaciuti. Qualcuno grida: «Non sparate sui vostri padri e sui vostri fratelli». Il palazzo d'inverno è la reggia di Nicola II, autocrate di tutte le Russie. Appartiene ad una dinastia, i Romanov, che governa la Russia da 3 secoli. Lo zar è assente, si trova al fronte per dirigere le operazioni di guerra. Dalla capitale, scossa dalle manifestazioni, la zarina gli telegrafa. Si tratta di un movimento promosso da teppisti. Giovinastri corrono per le strade gridando che non c'è pane solo per creare agitazione. Se facesse un po' più freddo, probabilmente sarebbero rimasti tutti a casa. Bisogna dichiarare fermamente agli operai che è proibito scioperare e che in caso di infrazione saranno mandati al fronte per punizione. L'ordine a Pietrogrado è affidato a Sergei Semyonovich Kavalov, il generale comandante la guarnigione. Ha fama di essere un militare dal pugno di ferro. Per fronteggiare i disordini dispone di 160.000 uomini. Ma questa volta il suo compito è più difficile. Kavalov passa all'azione. In esecuzione delle direttive ricevute dallo zar, fa uscire le truppe e le invia a presidiare il centro della città. L'ordine è di aprire il fuoco sugli assembramenti che rifiutano di sciogliersi. I soldati si schierano senza entusiasmo di fronte ai dimostranti. 240.000 persone. Ora ci sono anche studenti, impiegati, borghesi nella folla. Sono riunite davanti alla cattedrale della Nostra Signora di Kazan, sul Nevskij Prospekt. Gli intellettuali, la intelligenzia come la chiamano i russi, sono stati i primi nemici dello zar.
Ora vedono nella sommossa operaia l'occasione per realizzare il loro sogno. Una Russia repubblicana e democratica. È quello che chiedono gli oratori improvvisati che si levano dalla folla a parlare. D'improvviso la polizia carica. Numerosi dimostranti rimangono al suolo, uccisi. Il quarto giorno è quello decisivo. I dimostranti, esasperati dalle uccisioni del giorno precedente, assaltano e incendiano i commissariati di polizia. Linciano i poliziotti che si fanno sorprendere isolati nelle strade. Kabalov fa ritirare la polizia dal servizio d'ordine e manda al suo posto i soldati. I primi reparti che vengono fatti intervenire obbediscono agli ordini degli ufficiali, aprono il fuoco, fanno centinaia di morti. Ma poi, in numero sempre crescente, i soldati rifiutano di sparare sui loro padri e sui loro fratelli. L'esercito è il protagonista principale del quinto e ultimo giorno dell'insurrezione. Il reggimento di Volinia, uno dei reggimenti della Guardia Imperiale, ha tirato sulla folla ieri davanti alla stazione di Nicola. Ha fatto 40 morti. Ora è schierato nel cortile della caserma. Sono le 7 del mattino. Un testimone racconta. Quando il comandante Lakevich appare e pronuncia la formula di rito «Buongiorno, fratelli», risuona un formidabile urrà. Ci eravamo messi d'accordo così durante la notte. Il comandante chiede spiegazioni al sottufficiale Markov e Markov risponde con voce ferma: «Urrà è il segnale per disobbedire ai vostri ordini, signore. Visto inutile ogni tentativo per farsi obbedire, il comandante se ne va. Cadrà ucciso prima di allontanarsi dalla caserma». Scene analoghe si svolgono nelle caserme di altri reggimenti: il Pavlovsky, il Preobrazhensky, il Semyonovsky. Alcuni ufficiali fraternizzano con la truppa. I soldati escono dalle caserme per unirsi ai dimostranti. Gli operai ricevono armi dai soldati ammutinati. Insieme vanno alla caserma del reggimento degli automobilisti, che sono dotati di autoblindo. Colonne di automezzi percorrono le vie in tutte le direzioni. Gli insorti si impadroniscono progressivamente della città. La fortezza di Pietro e Paolo domina la capitale dall'altra riva della Neva. Nel suo labirinto di edifici c'è il bastione Trubeskoi, la prigione più illustre di Russia. Gli insorti irrompono nella fortezza, liberano i detenuti politici. I soldati arrestano ufficiali e funzionari zaristi. Ludovic Nadeau, inviato speciale del quotidiano parigino Le Temps, racconta. Nelle prime ore del pomeriggio si scatena una valanga di porpora e di fuoco. Una folla incontenibile, ebbra di gioia, nella quale si mescolano soldati, operai, studenti, donne e bambini, travolge in un solo slancio il Palazzo di Giustizia, la prigione Cresti, l'arsenale. Tutti i commissariati di polizia sono in fiamme, tutte le celle si spalancano. Compagnie di soldati, sorridenti e felici di non dover più combattere, scendono nelle strade. Dall'ammiragliato, la cui guglia dorata domina l'intera città, Kabalov, con una piccola scorta di truppe rimaste fedeli, lancia un proclama che mette la capitale in stato d'assedio. Ma riesce impossibile trovare la colla necessaria per affiggere il proclama ai muri. Un distaccamento del reggimento Pavlovsky si reca al palazzo d'inverno. Attraversa l'immensa piazza. Barca l'ampio portone, senza incontrare resistenza. Dopo qualche minuto, le insegne imperiali, un'aquila bicipite, vanno in frantumi. Sul palazzo viene innalzato un grande rettangolo di cotone rosso. In 5 giorni, il popolo di Pietrogrado ha abbattuto il regime zarista, al prezzo di 1455 tra morti e feriti. La spontanea e inattesa insurrezione popolare, che instaura il regime democratico in Russia,
sarà chiamata la rivoluzione di febbraio, perché si svolge tra il 23 e il 27 febbraio secondo il calendario russo del tempo, in ritardo sul nostro di 13 giorni.